place. May your wishes all come true. Mi chiamo Nilde Iotti e sono una ragazza come voi. Semplicemente oggi avrei quasi 100 anni, ma la mia vita si è conclusa il 4 dicembre 1999, quando di anni ne avevo 79. May you build a ladder to the stars and climb on every run. May you stay. Pensate che sono stata la prima donna a ricoprire il ruolo di presidente della Camera in Italia. Eppure, se mi chiedessero quale sia stato l'incarico più importante cui sono stata chiamata, risponderei così. Non dimentico mai di essere una donna e non dimentico mai, per esperienza personale, come sia difficile per le donne partecipare alla vita politica, anche a livello comunale. Se oggi dovessi mettere in fila, per ordine di importanza, gli incarichi che ho rivestito nella mia vita, metterei al primo posto la nomina a consigliere comunale nel lontano 1946 a Reggio Emilia, nella mia città. L'incoraggiamento più grande che do ai miei amici è questo. Dovete avere le spalle larghe. May you grow up to be true. May you always know the truth. Dopo aver terminato l'università mi sono innamorata di un uomo molto più anziano di me, che era il segretario politico di uno dei più grandi partiti d'Italia. Lui si chiamava Palmiro Togliatti. Era sposato, aveva un figlio e il divorzio non era previsto dalla legge italiana. Abbiamo vissuto un grande amore. Siamo rimasti insieme fino alla sua morte. Siamo passati sopra tutte le chiacchiere, a tutti i pregiudizi di cui siamo stati oggetto. Abbiamo adottato una bambina e siamo stati felici. Abbiamo avuto le spalle larghe, insomma. E forse per questo ho amato tanto la canzone Forever Young, perché io sono rimasta giovane. Giovane per pensare meglio, agire meglio e amare meglio. Forever young. May your hands always be busy. May your feet always be swift. Avete capito chi sono? Qualcuno mi conosce e altri no. Eppure il mio nome è in diversi luoghi di Reggio. Questo parco è intitolato a Nilde Iotti. Lei sa chi era? Io so che era una parlamentare della sinistra, giusto? Fece parte della politica. Era presidente della Camera, penso, 93, 94, 92, adesso non mi ricordo la data. Era una persona importante. Era una parlamentare, una delle prime donne parlamentari. Famosissima politica italiana, presidente, non mi ricordo se della Camera dei Deputati o del Senato. No, non sono di Reggio. No, non so chi fosse. No. Era la compagna di Togliatti, poi parlamentare, è stata presidente della Camera. Nilde Iotti era presidente della Camera dei Deputati, credo. Il presidente della Camera. Però negli anni in cui ero piccolina io. La prima donna del presidente della Repubblica Italiana, sì. Presidente della Camera. Personaggio politico italiano della sinistra. È una donna magnifica, capace, coraggiosa, presidente della Camera. All'interno della scuola c'è una biblioteca dedicata a Nilde Iotti. Sai chi era? No, sinceramente no. 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 Faceva parte delle staffette partigiane al tempo della guerra. Credo che sia stata la prima presidente della Camera Donna, Camera dei Deputati. Ho lasciato un ottimo ricordo. Beh, era la compagna di Palmiro Togliatti e
fatto parte anche della nostra storia, della nostra resistenza parlamentare. Quando avevo 20 anni, in Italia c'era la guerra. Stavo scrivendo la tesi di laurea. Raccontavo di come i reggiani si fossero ribellati al duca Estense per ottenere la libertà e i diritti civili. Mi sembrava ci fosse un parallelo col mio tempo. Io vedevo attorno a me la catastrofe della guerra. Questo paese senza speranze. Il fatto che combattere contro i nazisti e i fascisti significava avere di nuovo un paese, una dignità, una speranza. Insomma, un avvenire. Ed ha ragione, la storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. A guerra finita, per il Natale del 1945, mi diedi da fare insieme a tante altre coetanee per portare cibo e vestiti a una moltitudine di reggiani che avevano perso tutto. Avevamo tutte un solo nemico, la povertà. Divenni popolare perché tenevo comizi e portavo avanti le proposte di tante donne. Parlai dal balcone del teatro Ariosto. C'era la piazza piena. Sentii che avrei dovuto spendermi per ricostruire il nostro paese e dare un futuro alla nostra gente. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde del mare. Questo rumore che rompe il silenzio. Così, nel 1946, entrai a fare parte dell'assemblea che scrisse la Costituzione italiana. Quella che comincia con le parole «L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro». Quella che dice «L'Italia ripudia la guerra». Quella che chiarisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua o di religione. In quell'assemblea c'erano persone delle quali avete sentito parlare a scuola. Assemblea in cui sedevano grandi uomini, Togliatti, Nenni, Orlando, Nitti, Benedetto Croce. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi, bella ciao che partiamo, la storia non ha nascondigli. Io avevo la netta sensazione che in quel momento stavamo davvero costruendo la storia. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, che ognuno ha i suoi diritti e ognuno ha la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio. La storia l'abbiamo costruita ogni giorno, insieme a tanti italiani che si sono impegnati col lavoro quotidiano. Abbiamo ricostruito la nostra nazione. L'Italia è entrata a far parte dei paesi più industrializzati del mondo. I giovani hanno avuto la possibilità di andare a scuola, i malati di curarsi in ospedali pubblici, dove le migliori cure venivano date a tutti in egual misura. Vedevo che il paese distrutto dalla guerra era pieno di automobili, di benessere, di giovani che potevano accedere alle scuole e alle università. Ci si batteva per i diritti del lavoro, per i diritti delle donne. Siamo noi l'umanità, siamo in diritto di cambiare tutto e di ricominciare. C'erano però ancora tantissimi problemi. Quando nel 1979 divenni presidente della Camera, stavamo vivendo gli anni di piombo. Uomini delle forze dell'ordine, magistrati, giornalisti, esponenti politici, imprenditori, sindacalisti venivano uccisi. Chi pensava che non fossero necessarie spalle larghe era in errore. Io sapevo che il nostro paese sapeva combattere e mi impegnai perché tutti sentissero la responsabilità di sconfiggere il terrorismo. Tornavo spesso nella mia città, da presidente della Camera.
per ricordare gli anniversari della Resistenza, come il sacrificio dei 7 fratelli Cervi, per incontrare i rappresentanti delle istituzioni. Tornavo anche per il piacere di incontrare le tante persone cui ero legata da vincoli di affetto. Le mie amiche. Con loro ho festeggiato il traguardo dei miei 70 anni. Fui presidente della Camera fino al 1992. In quell'anno ci si chiedeva se la Costituzione che avevo contribuito a scrivere avesse bisogno di qualche ritocco. Ho presieduto così una commissione che aveva il compito di arrivare ad una riforma della nostra carta principale. Anche in quell'occasione servivano spalle larghe. Non ebbe esito il tentativo nel 1994. Ci riprovammo 3 anni dopo e toccò a me, nel gennaio 1998, prendere la parola dai banchi della Camera per sostenere quella riforma che aveva l'obiettivo di dare istituzioni più efficienti alle generazioni future. Stiamo decidendo dell'Italia che si affaccia al XXI secolo, che entra in Europa, che affronta temi nuovi di solidarietà tra gli uomini, di superamento di vecchi confini, che dialoga con altri popoli con un linguaggio nuovo, che deve allontanare con forza i sempre ricorrenti rischi delle guerre, dell'odio, della negazione della vita e della dignità umana. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena. Ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena. Siamo a percorrere un sentiero stretto, ma dobbiamo fare e dobbiamo fare bene. Per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio. Non possiamo tornare indietro, riaprendo una fase in cui poteri di veto rendono debole la politica per rendere debole lo Stato. Ci vorrebbe più rispetto, ci vorrebbe più attenzione, se si parla della vita, se parliamo di persone. Per questo lavoro, per come lo avremo fatto, i cittadini italiani potranno e dovranno giudicarci. Ci misi tutto il mio impegno, ma anche quel tentativo fallì, come altri che ebbero esiti incerti o furono bocciati negli anni dopo la mia morte. Quel mio intervento lo lascio come testamento. Sì, perché l'anno dopo le mie condizioni di salute si aggravarono. Sentivo le mie forze cedere. Il 18 novembre 1999 inviai una lettera di dimissioni al presidente della Camera Luciano Violante. Do lettura della lettera che ha inviato dal presidente Iotti. Caro presidente, lascio con rammarico, dopo oltre 50 anni di lavoro, il mio incarico di parlamentare. Mi auguro che lo spirito di unità per cui mi sono sempre impegnata prevalga nei confronti dei pericoli che minacciano la vita nazionale. Il presidente Violante chiese che le dimissioni fossero accolte, nonostante la prassi, che prevede siano sempre respinte in prima istanza. Era evidente a tutti che quello era il mio desiderio. Colleghi, non c'è bisogno che io dica qual è stato il ruolo di Nilde Iotti nella Camera dei Deputati e nella storia della Repubblica. L'onorevole Iotti ritiene, per un senso dello Stato che credo tutti quanti sappiamo quanto è radicato e profondo in lei, ritiene che, non riuscendo, per ragioni di salute, a far parte della Camera dei Deputati in modo attivo, avendone sempre fatto parte in modo attivo, non ritiene giusto continuare a rivestire il ruolo. La Presidente Iotti ha insistito perché la Camera accolga le sue dimissioni.